Più perché innanzitutto devo cedere la parola a Gerardo Cipriano e poi è necessario che facciano un salutino anche i nostri candidati. Buonasera. Per certi aspetti, almeno nella scaletta improvvisata, dovevano fare loro adesso un saluto, ma fa niente, magari lo faranno dopo, avranno la pazienza di ascoltarli. Io dovrei fare una marea di ringraziamenti perché essere qui ad inaugurare questa campagna elettorale per me è una soddisfazione, un onore veramente enorme, sono emozionatissimo e non farò nessun nome perché quando si fanno appunto dei nomi si rischia poi di dimenticare qualcuno, però non posso fare a meno di ringraziare tutti i consiglieri uscenti dell'amministrazione attuale, con i quali abbiamo avuto sempre un confronto leale, sereno, a volte anche per certi aspetti improntato su una dialettica che non deve essere per forza sempre quella dell'unilateralità. Scusate. Insomma, di pensarla tutta allo stesso modo. Anche il confronto, avere idee e opinioni diverse spesso aiuta a crescere. Io ritengo in questi 5 anni di essere, grazie a loro e grazie soprattutto al sindaco, di essere cresciuto molto come persona, come uomo e anche come amministratore. Il fatto di essere stato scelto come candidato alla carica di sindaco per la nostra lista, come dicevo, è una cosa che mi inorgoglisce e non posso fare a meno di ringraziare tutti coloro che hanno spinto in questa direzione. Noi avevamo fortunatamente più di qualche possibilità. Ci siamo resi disponibili, non solo io, c'erano altre persone validissime, magari anche più valide di me. Ci siamo messi a disposizione del gruppo in maniera serena, mai in competizione, ma con la predisposizione e l'augurio poi di ritrovarci fianco a fianco a portare avanti questa battaglia con spirito di squadra, con unione di intenti, appunto come delle risorse, non come delle figure in competizione l'una con l'altra. Questo penso che è una cosa che fa onore non solo a chi si è coraggiosamente proposto, ma anche a chi poi alla fine ci ha accompagnato in questo percorso e ci ha aiutati appunto ad arrivare ad un primo passaggio, ad una prima decisione. Quindi voglio ringraziare anche le persone che hanno partecipato ai vari incontri che si sono susseguiti nell'ultimo periodo. Sono stati fatti diversi incontri. Ovviamente a volte non si sa neanche come comportarsi, non c'è una regola precisa che il gruppo dei consiglieri dell'amministrazione uscente indica eventualmente il successore del sindaco o un gruppo più o meno grande di persone. Si è cercato attraverso i vari passaggi di dare voce a tutti o quantomeno ad una rappresentanza importante della cittadinanza. Noi abbiamo dato
la possibilità di parlare, di esprimersi a tutti i cittadini, partendo da un incontro prima tra noi amministratori uscenti, poi facendo un primo incontro pubblico qui al centro sociale, dove è stata data la possibilità a tutti di parlare, di proporsi, di suggerire un percorso. Poi sono stati fatti altri due incontri tra un nutrito gruppo di persone, alcune che si sono proposte autonomamente, altre a cui è stato chiesto il piacere di aiutarci e fare le scelte migliori. Quindi da parte mia va anche un ringraziamento a tutti questi amici che ci hanno sostenuto in questo percorso di avvicinamento. Dicevo, ovviamente la scelta è ricaduta su di me, un po' forse perché sono stato agevolato, facilitato dal fatto di essere un amministratore in carica, di essere vice sindaco dell'amministrazione uscente, che ha avuto il sostegno, l'aiuto, la collaborazione, la fiducia veramente totale da parte del sindaco e di tutti gli altri componenti del gruppo. Quindi questo magari mi ha dato la possibilità di mettermi forse un attimino più, non dico in mostra, magari può essere un termine un pochino antipatico, ma di mettermi a disposizione, di darmi da fare, e quindi probabilmente questo mi ha aiutato. Ma credo che una spinta l'abbiano data anche quelli che magari hanno parlato in modo totalmente diverso, perché sapete tutti, c'è un detto, mi pare di Oscar Wilde, che dice che si parli bene o si parli male, l'importante è che si parli di me. Quindi ringrazio anche tutti quelli che di Valle Saccarda o dei paesi limitrofi nell'ultimo periodo magari si sono divertiti a spendere qualche parola non molto bella su di me. Li ringrazio, perché se sono qui neanche grazie a loro. Mi collego un attimo a quello che già accennato il sindaco prima per quanto riguarda la campagna elettorale. Io già da ora faccio i complimenti ai nostri più vicini e accaniti sostenitori per l'atteggiamento che stiamo tenendo, rispettando anche quello che fanno gli altri. Non mi permetterò mai di giudicare, poi saranno i cittadini eventualmente a scegliere. Però ringrazio e apprezzo veramente l'atteggiamento dei nostri sostenitori, tutti, che stanno evitando capannelli davanti ai bar. Sono magari, è anche bello ritrovarsi al bar per bere qualcosa assieme, per incontrarsi, confrontarsi. Però io ho sempre detto, evitiamo questi assembramenti, perché diamo l'impressione probabilmente alle persone, ai cittadini, di chissà quali progetti, di chissà quali ambizioni. Diamo l'impressione che magari andando al comune c'è una miniera d'oro da scavare, che si va alla conquista di chissà quali fortune, quali ricchezze. Non è così, è un'esperienza sicuramente esaltante, bellissima, entusiasmante, ma faticosa, impegnativa. Ci vuole, questo lo dico ai neocandidati, un'esperienza bellissima ma molto molto faticosa. C'è veramente da spendere tanto in termini di tempo, di impegno, c'è da trascurare un pochino i propri interessi, la propria famiglia, il proprio lavoro, le proprie cose per dedicarsi all'amministrazione, ovviamente volendo fare l'amministratore in un certo modo, ed è quello che noi tutti abbiamo cercato di fare. Quindi mi piace questo atteggiamento, mi auguro di riuscire a tenerlo tutti assieme durante tutta la campagna elettorale, di non accettare, mi auguro che non ce ne saranno, ma qualora ci fossero, di non accettare nessun tipo di provocazione e soprattutto cercare di alzare il livello del confronto politico. Noi siamo comunque
stiamo comunque nel nostro piccolo facendo una competizione elettorale, ci dobbiamo sforzare di entrare in una dimensione diversa, dobbiamo mettere da parte i personalismi. La competizione non è tra Gerardo Cipriano e Franco Archidiacono, non è tra Franco Mariello e un candidato dell'altra parte. La competizione deve essere improntata più che altro a guardare quello che noi abbiamo fatto in questi 5 anni come amministrazione uscente, quindi guardando i risultati, guardando l'operato dell'amministrazione, guardando i risultati acquisiti e portati a casa. Bisogna guardare i programmi, le idee che ci sono per il futuro, confrontarci su questo. Bisogna spostare l'attenzione dal personalismo. Il personalismo non serve a niente. Uno di noi potrebbe essere anche magari la persona più capace, più intelligente del paese, però poi magari è animato da cattivi propositi, allora è meglio una persona magari più semplice, umile, ma che sia animata da propositi che vanno nella direzione del bene comune e dell'interesse della collettività. Quindi, appunto, mi auguro che si sposti su queste tematiche il confronto politico-elettorale, mettendo da parte con tutta la nostra forza i personalismi. Anticipo già fin d'ora che ovviamente anche noi faremo visita a tutti durante la campagna elettorale, è giusto chiedere il voto, ovviamente dove è possibile, è inutile poi andare a infastidire persone, famiglie che magari hanno assunto con chiarezza una posizione rispettabile, è inutile insistere, noi dobbiamo tutti assieme, non solo i candidati, anche voi tutti i sostenitori, cercare di ottenere anche un solo voto in più, ma lo dobbiamo fare sempre con sobrietà, con semplicità, con trasparenza, senza promettere assolutamente nulla che non sia al di là dell'impegno. Noi dobbiamo promettere un impegno. Noi dobbiamo promettere impegno totale, motivazioni altissime, ma non siamo in grado oggi di promettere nessun posto di lavoro, non abbiamo attività da aprire a breve. Mi auguro che ce ne siano tantissime attività che si apriranno nel breve o lungo periodo, che il Paese vada incontro ad una crescita, ad uno sviluppo, ma noi non abbiamo in programma né a giugno né a luglio di aprire attività commerciali o fabbriche o altro, e soprattutto personalmente non mi permetterei mai magari di promettere un posto di lavoro in fabbriche magari che sono in liquidazione, in via di fallimento, o magari aperte da 10-15 anni e poi si arriva un mese prima di una scadenza elettorale a promettere un posto di lavoro. Sono degli esempi che sto facendo, un riferimento a fatti accaduti può essere casuale, ma non mi riferisco a niente di preciso. Poi veniamo alla parte, diciamo, più bella, perché giustamente noi, come diceva il sindaco, siamo con i lavori in corso, stiamo cercando di allestire una squadra competitiva, non solo nei confronti della lista o delle liste avversarie, non sappiamo, potrebbero anche essere 3 le liste, il tempo c'è, quindi una lista competitiva nei confronti di chi sarà contrapposto a noi, ma soprattutto competitiva nella sua espressione, competitiva un domani nell'andare a ricercare, come abbiamo fatto in questi 5 anni, finanziamenti per il comune, competitiva nel dare indicazioni, nel farci sentire, nel farci valere nei vari tavoli che vedono la presenza degli amministratori della zona. Ci sono tantissime cose da fare, ci sono cambiamenti in corso in questi ultimi 5 anni, c'è stato uno stravolgimento delle
situazioni legate all'amministrazione, altri ce ne saranno a breve. Un periodo purtroppo di grande confusione legislativa, lo viviamo quotidianamente. Noi siamo arrivati a ieri, ancora non si sapeva se il numero dei candidati della lista doveva essere di 6 più il capolista o di 10 più il capolista. Purtroppo un paradosso tutto nostro italiano. Ed è anche per questo che noi siamo stati molto cauti, attenti a non sbandierare nomi, sia per, anche per una forma di tutela e di rispetto. Non è bello far circolare nomi di persone quando poi magari non saranno candidate, oppure saranno candidate ma si presta in tal modo il fianco immediatamente a delle inutili, sciocche, stupide insinuazioni, tipo adesso è diventato di moda il ritiro. Non si fa neanche in tempo a gioire del fatto di aver trovato delle persone disponibili ad un impegno. Attenzione, qui non è una questione di dare un premio o di partecipare ad una partita con la speranza di vincere qualcosa. Il ringraziamento a chi si propone per amministrare il paese veramente deve essere fatto con il cuore, perché chi accetta una candidatura accetta innanzitutto una sfida e un impegno. Dicevo, non si fa neanche in tempo a gioire di aver trovato qualcuno che ci vuole affiancare in questo percorso, che magari il giorno appresso qualcuno con armato di buona fantasia mette in giro voci che si è ritirato un altro o che si è ritirata un'altra, che magari la candidatura è in dubbio perché magari i genitori o altri componenti familiari hanno minacciato di modificare le situazioni di famiglia pur di scongiurare le candidature. Qui siamo a livelli proprio bassi. Noi siamo persone serie, come ritengo siano anche le persone della lista avversaria. Non voglio essere frainteso, perché è mia intenzione sposare pienamente quello che ha detto il sindaco. Noi dobbiamo essere sereni, tranquilli, pacati, rispettosi. Quindi se eventualmente qualche mia affermazione, sto parlando così a braccio, potrebbe essere fraintesa, ma non è e non sarà mai durante la mia campagna elettorale intenzione minimamente di intaccare la calma altrui. Io farò come ho fatto in questi 5 anni, fin quando nessuno mi offende, mi infastidisce, mi pesta la coda, come si dice. Io non, fino a 5 anni fa, non reagivo. Nel momento in cui mi si veniva pestata, reagivo. Adesso, proprio perché sono cresciuto in questi 5 anni, magari me la faccio pestare la prima volta, non dico niente perché dico può succedere, magari accidentalmente. Me la faccio pestare anche la seconda volta per spirito di comprensione, di amicizia, di tolleranza. Ma la terza volta, come è successo anche in consiglio comunale più volte, poi a tutto c'è un limite. E siccome già ero abbastanza conoscitore non solo della macchina amministrativa alle Saccarda, ma anche di tanti aspetti che possiamo anche andare a recuperare poi nel tempo, in questi 5 anni ho acquisito qualche conoscenza in più, e quindi, ripeto, mi auguro di cuore che non si arriverà ad uno scontro, ma sicuramente, qualora malauguratamente si dovesse arrivare ad uno scontro, state tranquilli e sereni che i neocandidati non dovranno assolutamente preoccuparsi di accettare nessun tipo di sfida, perché penso di poter essere da solo in grado di affrontare qualsiasi situazione, sia a livello verbale che anche a livelli più alti, perché poi fino a prova contraria, fin quando si butta una bugia, una calunnia, un qualcosa, non comprendo assolutamente tale modo di fare, però ci potrebbe anche stare. Ma c'è una cosa molto semplice: quando un avversario politico magari è in condizione di poter attaccare un amministratore, un'amministrazione su qualcosa,
e c'è la possibilità di aderire alle vie legali. È la cosa più semplice, credo anche rispettosa, e che va incontro agli interessi dei cittadini. È inutile andare in una casa e dire il sindaco all'indomani dell'insediamento, la prima cosa che ha fatto si è preso 15-20 mila euro di rimborso ICI. Questo è un esempio pratico che sto facendo. Ma scusate, io da oppositore del sindaco, da rappresentante della minoranza o dell'opposizione, ma di fronte ad una cosa del genere mi sentirei, come si suol dire, patata, carne e maccarù, immediatamente avrei fatto una denuncia al sindaco. È inutile andare a dirlo in questi giorni nelle case o davanti ai bar: Rosini, che bella roba, la prima cosa che ha fatto più in Europa l'insediamento, si ha pigliato 20.000 euro. È un suo diritto. Anzi, giusto per informazione lo dico, poi magari può anche interessare poco, per un errore, perché a volte si sbaglia anche nel pagare in più rispetto a quello che uno deve pagare a livello fiscale, di tasse o di tributi comunali. Il sindaco, fortunatamente per la loro famiglia, forse sono stati sempre molto facoltosi, aveva pagato quasi 50.000 euro di tasse, 52.000 euro di tasse in più per quanto riguarda l'ICI. Purtroppo per lui ha potuto fare la richiesta soltanto per 5 anni, perché per gli altri anni c'è stata la prescrizione, e quindi ha potuto recuperare solo determinate somme. Quindi su questo, invece di cadere veramente in stupide calunnie, bassezze, bastava fare una denuncia. Quindi, dicevo, la composizione della lista. Noi, in perfetto stile che ci ha contraddistinto in questi 5 anni, non abbiamo posto nessun veto, né io personalmente, né a me è stato posto nessun veto, nessuna indicazione particolare sulla composizione della lista. Abbiamo fatto tutto, stiamo facendo tutto con la massima trasparenza, con la massima democrazia, e quindi stiamo cercando di costruire una squadra rappresentativa ben allestita e che sia un giusto mix tra la presenza femminile, che secondo me è indispensabile, l'ho detto dal primo momento, mi auguro, qualora le liste dovranno essere composte da 10 persone, di avere almeno 3 donne in lista, perché le donne, non solo perché le famose quote rosa lo richiedono, ma perché sono convinto che ci aiutano a vedere meglio le cose in maniera più ampia, più profonda, più sensibile, a affrontare delle situazioni comunque con un'ottica diversa, più profonda. Quindi è un primo obiettivo. Mi ritengo già fortunato di avere 2 splendide donne in lista. Due donne che fotografano quello che secondo me poi deve essere anche la composizione di una lista, cioè un'estrazione delle varie sfere della società, quindi donne comunque impegnate già per il sociale, donne che comunque si incontra frequentemente in paese, che non sono avulse dalla società, donne che hanno sempre il sorriso stampato sul volto, ed è una cosa soprattutto di questi tempi importantissima, donne che, essendo radicate sul territorio, perché hanno una famiglia sul territorio, hanno dei figli, magari nel caso di Angela anche dei figli piccoli, hanno a cuore le sorti del paese. Chi più di noi che sta qui, che vive qui, è radicato sul territorio, ovviamente non può non avere a cuore le sorti del paese in termini anche pratici, che la scuola funzioni nel modo giusto, che la mensa scolastica funzioni nel modo giusto, che i trasporti e quant'altro, tutti i servizi essenziali per la cittadinanza, funzionino per il meglio.
Poi non abbiamo fatto in tempo per stasera, però un piccolo resoconto sul mandato amministrativo in fase di allestimento, e poi magari andremo anche a vedere queste situazioni come sono cambiate, non voglio dire migliorate, poi sarete voi a giudicare come sono cambiate nel corso di questi 5 anni. Quindi il profilo perfetto del candidato, mi viene da pensare a Rocco, una figura che è inutile, ecco, solare, disinteressata, una persona che lavora autonoma, in perfetta autonomia, non ha nessun tipo di interesse se non quello di fare ciò che sta già facendo. Io te l'ho sempre detto anche in passato, ho detto saresti una figura ideale per essere un validissimo amministratore, una persona che si è sempre impegnata per il sociale. Sono anni che sta nel mondo dell'associazionismo attraverso la società sportiva. Tutti i ragazzi giovani di Valle Saccarda sanno benissimo qual è il ruolo di Rocco, un ragazzo disponibile a tutto e non gioca manco molte volte. Per dire che si mette a disposizione di tutti, però magari poi è l'ultimo che rimane a chiudere gli spogliatoi e poi magari a fare la pulizia degli spogliatoi. Questi sono dei gesti che dimostrano un grandissimo altruismo, un grandissimo amore per gli altri, una grandissima disponibilità, e le persone che io voglio nella mia lista devono essere così. Franco Mariello, oltre che essere un amico di infanzia, abbiamo più o meno la stessa età, abbiamo condiviso tanti giochi da piccoli, quindi c'è anche una conoscenza, una fiducia, ed è importante perché si va a fare comunque qualcosa dove è importante alla base di tutto la fiducia, quindi non dobbiamo partire guardandoci in cagnesco, avere diffidenza l'uno con l'altro, quindi anche la conoscenza. Poi sfido nel trovare una persona che possa spendere una sola parola negativa su Franco, una persona così garbata, gentile, educata, che si è sempre fatto il 4 e messo a disposizione anche per il tipo di lavoro che fa, per far sì che appunto tante feste e manifestazioni a Valle Saccarda siano andate per il meglio, e spesso, ma molto spesso, rimettendoci, questo ve lo potrei sottoscrivere. Quindi credo potrei continuare ancora, ma mi fermo qui. Non posso non fare un apprezzamento anche per l'amico Tommaso, che in questi 5 anni è stato veramente un leone, attivissimo, presente, ha assicurato una presenza costante, incessante sul comune, un punto di riferimento fermo, fisso, insomma un ruolo, una figura secondo me imprescindibile. Io, nel momento in cui si è iniziato a parlare di una eventualità che potessi candidare alla lista, è stata una di quelle persone a cui ho pensato, dico, ma potrei anche, ecco, eventualmente ce ne fosse la possibilità, mettermi a disposizione per capeggiare la lista, ma dico, Tommaso dovrà essere in quel caso un punto fermo, per me una base di partenza per costruire una squadra per continuare a amministrare. E poi un'ultima figura a cui io devo tanto, perché è da una vita che, ma questo penso lo potremo dire un po' tutti, con Claudio, io non lo so se è una cosa viscerale, non lo so, ma io solo che vedo Claudio, il giorno per me, come dice la canzone di Rocco Hunt, è noi urne buone. Quindi dire qualcosa su Claudio per me è superfluo,
cioè sarei magari ripetitivo, e lo devo però ringraziare doppiamente, perché si è messo a disposizione. Claudio era una di quelle figure che sicuramente molto meglio di me poteva ricoprire, potrebbe ricoprire in qualsiasi momento il ruolo di sindaco a Valle Saccarda, con una umiltà totale si è messa a disposizione, mi ha dato, diciamo, campo libero, perché secondo me se Claudio avesse voluto sarebbe bastato dire voglio essere io il candidato, probabilmente avrebbe avuto più chance di me. È stata proprio la sua disponibilità, la sua generosità a lasciare appunto campo libero, libertà di scelta alle persone, e appunto mi ha offerto questa possibilità e lo ringrazio veramente di cuore. Concludo perché come al solito mi dovete scusare, mi dilungo sempre troppo, avremo sicuramente altre occasioni per rincontrarci, quando speriamo a breve. Hai dimenticato la signora Giulia del Tocco? No, sono partito dalle due donne. No. Sono. Vabbè, Michelino giustamente è il nostro punto di forza, un cavallo di battaglia, attento a tutti i particolari, perché purtroppo ho avuto un piccolo incidente di percorso. Quindi ti ringrazio, però sono partito proprio era doveroso partire dalle due donne. Ripeto, scusate, mi sono dilungato probabilmente più del dovuto, avremo altre occasioni, perché ci sono, riferendomi appunto ai lavori in corso, delle lusinghe per quanto mi riguarda relativamente ad altre candidature, lusinghe mi auguro reciproche tra l'altro, perché io quando nel passato ho avuto la proposta di entrare in una lista di una candidatura, a me ha fatto sempre veramente piacere, a volte ho accettato, altre volte no, però sono rimasto sempre contento perché mi sono sentito apprezzato, considerato, stimato, al di là magari dei calcoli che si fanno nell'andare ad individuare dei candidati anche per questioni numeriche e quant'altro. Stiamo cercando di fare anche uno sforzo in questa direzione, cioè di individuare le persone giuste per il posto giusto, magari anche sapendo di dover faticare un po' per i voti, però avendo questa squadra sono convinto che vivremo anche questo aspetto della campagna elettorale in piena serenità, mai in competizione tra di noi. Ognuno dovrà far valere le proprie ragioni, esprimere le proprie idee, fare opera di persuasione, di convincimento, sempre entro certi limiti, ma con la certezza che alla fine siamo oggi un gruppo unito, compatto, e lo saremo anche all'indomani delle elezioni, qualunque sia il risultato, sia a livello individuale che a livello generale. E ovviamente mi auguro, come abbiamo sempre fatto, che mai nessuno dei miei candidati, per questioni politiche, elettorali, tolga il saluto a qualche persona. È una cosa personalmente in questi 5 anni potrei fare un elenco di esperienze positive, di momenti belli infinito, ma una delle cose che mi ha ferito particolarmente, che già durante la campagna elettorale scorsa e peggio ancora nell'immediatezza, quando noi non avevamo neanche messo ancora piede sul comune, chiedo scusa, ci sono state delle persone, a volte anche dei bambini, che sono stati ragazzini portati a non salutare, una cosa ma veramente antipatica, squadra. Allora ecco, questo è l'augurio e l'invito che faccio. Noi dobbiamo oggi sforzarci non solo nel fare tutti assieme un bel programma, a tirare fuori il meglio di noi stessi
in termini di idee, in termini di fattività, per immaginare un futuro migliore, un futuro positivo per Valle San Carlo. Ma oggi siamo chiamati anche ad una grande responsabilità. Noi dobbiamo contribuire a crescere tutti quanti assieme anche sotto questo aspetto. La politica è un aspetto sicuramente importante della nostra vita, ma secondario rispetto alla famiglia, ai rapporti di amicizia, al rispetto che è la base di tutto. La politica è un'altra cosa e va relegata per quello che è. Quindi mi auguro di tutto cuore che riusciremo anche questo. A breve, come dicevo, faremo qualche altro incontro, non so se sempre qui o altrove. Vi annuncio che sabato prossimo, probabilmente facendo i dovuti scongiuri, perché purtroppo ultimamente stiamo anche vivendo delle situazioni, diciamo, dolorose, tristi, a Valle San Carlo, e anche questi appuntamenti magari vengono condizionati. L'incontro di oggi era previsto per pomeriggio, poi l'abbiamo dovuto spostare. Mi auguro che domani era prevista l'inaugurazione della nostra piccola sede come punto di riferimento, che sarà in via Santa Maria. Non lo facciamo domani perché c'è purtroppo il funerale. Faremo l'inaugurazione sabato prossimo, se Dio vuole, sempre di pomeriggio. Non aggiungo altro e invito ovviamente chi dei nostri candidati volesse fare un saluto. Il microfono è qui, la platea è bellissima e straordinaria, quindi vi ringrazio ancora e ci risentiremo.